Einseitigkeit behaftet bleiben. Wir sehen so gegenwärtig die Welt voll vom Prinzip der Freiheit und dasselbe besonders auf die Staatsverfassung bezogen. Diese Prinzipien sind richtig, aber mit dem Formalismus behaftet sind sie Vorurteile, in dem die Erkenntnis nicht bis auf den letzten Grund gegangen ist. Bisognerebbe dire, o si può anche dire, che la Costituzione dello Stato deve stare da una parte e la religione da un'altra. Tuttavia qua si annida il pericolo che questi principi fondamentali siano inficiati da un'unilateralità. Vediamo attualmente il mondo essere pieno del principio della libertà, e questo in particolare rispetto alla Costituzione dello Stato. Questi principi sono giusti, ma sono inficiati dal formalismo, ma inficiati dal formalismo sono pregiudizi, intanto in quanto la conoscenza non sia andata fino all'ultimo fondamento. Quella è veramente una argomentazione tipicamente hegeliana, tipicamente anche in tale rispetto che è molto difficile a comprendere il punto. È un esempio della sua dialettica. Dice che da una parte, come diceva 100% il giovane Hegel, è giusto, sia giusto la separazione tra Chiesa e Stato, ma d'altra parte parla di un formalismo in questa separazione, è una unilateralità, e dobbiamo chiederci dove c'è il pericolo. Ma prima è anche interessante che quello che scriveva qui 200 anni fa è molto molto attuale per il mondo di oggi. Ripeto ancora, wir sehen so gegenwärtig die Welt voll vom Prinzip vom Prinzip der Freiheit. Vediamo il mondo pieno pieno del principio della libertà, soprattutto concernente la legge statale. E se ricordiamo la situazione attuale, se anche sul livello dell'Unione Europea, è molto interessante che tutti, allora non voglio commentare i problemi della forma delle banane anche regolate dall'Unione Europea, ma che è un po' assurdo, ma il punto è che c'è anche una legislativa sul livello europeo concernente questioni molto, molto basali concernente i diritti dell'uomo. Diciamo la ricerca concernente embrioni umani viventi, o anche eutanasia, ci sono problemi che vengono regolati a Bruxelles parzialmente e nemmeno sul livello nazionale, e siamo in una dinamica per la quale vale questo statement di Hegel, che è governato di un'idea di libertà, ma forse una idea di libertà molto formale, un'idea di libertà nel senso di egalità, che tutto anche come fare il concetto di famiglia, eccetera, e tutto questo viene regolato dall'Unione Europea di oggi in una maniera dove la libertà e l'egalità di tutti è quasi un dogma. E appunto proseguo con la critica di Hegel. Dice nel paragrafo 552 dell'Enciclopedia: Es hülfe nichts, dass die Gesetze und die Staatsordnung zur vernünftigen Rechtsorganisation umgeschaffen würden, wenn nicht in der Religion das Prinzip der Unfreiheit aufgegeben wird. Es ist eine törichte Vorstellung, ihnen, also Religion und Gesetzen, ein getrenntes Gebiet anweisen zu wollen, in der Meinung, ihre Verschiedenheit werde sich ruhig verhalten und nicht zum Widerspruch und Kampf ausschlagen.
Grundsätze der rechtlichen Freiheit können nur abstrakt. Und daraus hergeleitete Staatsinstitutionen müssen für sich unhaltbar sein, wenn die Weisheit jener Prinzipien die Religion so sehr verkennt, um nicht zu wissen, dass die Grundsätze der Vernunft, der Wirklichkeit ihre letzte und höchste Bewährung in dem religiösen Gewissen haben. Wenn auf welche Weise es geschehe, sozusagen a priori eine Gesetzgebung, welche die Vernunftgrundsätze zu ihrer Grundlage hätte, aber im Widerspruche mit der auf Prinzipien der geistigen Unfreiheit basierten Landesreligion entstanden wäre, so liegt die Betätigung der Gesetzgebung in den Individuen der Regierung als solcher und der ganzen sich durch alle Klassen verzweigenden Verwaltung. Es ist nur eine abstrakte, leere Vorstellung, sich als möglich vorzuspiegeln, dass die Individuen nur nach dem Sinne oder Buchstaben der Gesetzgebung und nicht nach dem Geiste ihrer Religion, in der ihr innerstes Gewissen und höchste Verpflichtung liegt, handeln würden. Il punto, forse è un po' troppo lungo per il mio riassunto di queste frasi complicatissime sarebbe che Hegel è ancora nel 1830 e sarebbe probabilmente ancora oggi un filosofo che per la separazione di Chiesa e Stato e per una legislativa autonoma e una legislativa soltanto razionale. Comunque dice che quel livello di legislative, tutte le leggi che abbiamo non valgono, diciamo, non hanno un valore molto grande, perché sia falso di assumere che l'uomo è governato dalle leggi e non dalla sua coscienza religiosa. E l'argomento dunque di Hegel è che ci dovrebbe essere un accordo interno tra coscienza religiosa e lo spirito delle leggi. Questo è il postulato. E vediamo ancora nel mondo di oggi che questo non ha luogo, questo soprattutto nel mondo globalizzato e soprattutto se includiamo nella considerazione anche il mondo arabo, perché in tale mondo globalizzato si pretende, come dice Hegel, che la legge, diciamo anche i diritti umani, siano fondamentali, ma mille e anche milioni di persone devono seguire le leggi con le quali non si identificano dal punto di vista della sua coscienza religiosa. E questo è secondo me la radice di molti conflitti, dove la legislativa, anche se produce, per così dire, delle leggi razionali che sono in accordo con le idee dell'illuminismo, eccetera, non hanno difatti un'influenza positiva sulla società, perché la società e soprattutto ogni individuo umano è internamente piuttosto motivato dalla coscienza e non del paragrafo della legge. E si potrebbe porre la questione se, secondo il Hegel di Berlino, c'è una Weltanschauung neutrale etica oppure una legge statale che è neutra rispettivamente alla religione. E secondo il Hegel di Berlino, io direi che non fa molto senso quel concetto di una etica e una legislativa che è neutra rispettivamente alla religione.
Dice anche, es ist der ungeheure Irrtum unserer Zeiten gewesen, diese untrennbaren Religion und Sittlichkeit des Staates als voneinander trennbar, ja selbst als gleichgültig gegeneinander ansehen zu wollen. Potresti forse l'enorme errore dei nostri tempi è stato di voler vedere questi inseparati, cioè religione e l'identità dello Stato, come separabili, addirittura come contrapposti. Allora, il punto è che Hegel, come abbiamo già previsto, ha modificato la sua posizione a partire di una semplice affermazione della separazione tra Chiesa e Stato. Dice nelle sue lezioni di 1830, nella enciclopedia di quest'anno, che ci dovrebbe essere una coevoluzione di religione e leggi statali. Se non c'è questa coevoluzione, se non c'è un processo nel pensiero morale, filosofico, nella concezione di che cosa significa una religione, una morale motivata della religione, non ci può essere né pace né una società coerente. Cito anche dalla teoria etica di Rinaldi il paragrafo 112, dove dice: è difficile infatti comprendere come una mera somma di entità possa derivare un risultato unitario ed affermativo. Lo Stato non potrà essere plausibilmente concepito come il mero risultato di una sintesi estrinseca, arbitraria, convenzionale di molteplici volontà individuali. E questo viene detto nell'ambito di una critica del contrattualismo, del liberalismo politico. Allora, se mi rivolgo ancora a questo disegno, il problema è, prima, se si possa almeno trovare un tale nucleo di interessi molto divergenti, di eticità molto divergenti nella società. Ma il punto di Hegel è che lui dice, anche se si avesse già trovato una tale eticità accettabile per tutti, rimane il pericolo di una società non coerente, che abbia soltanto trovato qualche modo di vivere insieme in pace, ma non abbia un ethos coerente, un dialogo in punti che sono molto importanti a discutere, ma non vengono discussi. Finalmente un'ultima osservazione concernente l'idea di trovare una weltanschaulich neutrale Ethik riferendosi alle scienze positive. Questo, come lo dicevo all'inizio, è molto un approccio che sembra molto logico nella bioetica, perché spesso si tratta di un trattamento medico che è basato infatti sulle scienze, ma comunque l'idea filosofica che si possa trovare una etica universale soltanto sulla base del ricorso alle scienze è falsa, secondo me. E l'argomento, in una maniera molto semplice, in una frase, è che c'è una metafisica nascosta anche nelle scienze. E qui c'è una ulteriore, soltanto una citazione di Hegel, che
che vorrei prendere come prova, una citazione che mi piace molto. Lui dice nel paragrafo 38 dell'Enciclopedia: Die Grundtäuschung im wissenschaftlichen Empirismus ist immer diese, dass er die metaphysischen Kategorien von Materie, Kraft, Einem, Vielem, Allgemeinheit, Unendlichkeit gebraucht, weil das Erfahren solcher Kategorien fortschließt, dabei die Formen des Schließens voraussetzt und anwendet und bei allem nicht weiß, dass er, also der wissenschaftliche Empirismus, selbst Metaphysik enthält und treibt und jene Kategorien und deren Verbindungen auf eine völlig unkritische und bewusstlose Weise gebraucht. L'inganno fondamentale dell'empirismo scientifico è sempre questo. L'empirismo scientifico utilizza le categorie metafisiche di materia, forma, senz'altro uno molto universalità, infinito, e poi le unisce, gioca e in ciò presuppone però le forme del concludere, del argomentare che utilizza, e non sa in tutto questo che contiene della metafisica e che sta praticando della metafisica, e utilizza quelle categorie e le loro connessioni in una maniera completamente acritica e incosciente. Sì, allora l'argomento in questo punto è che anche se certamente molto utile il riferimento ai dati scientifici nel contesto della bioetica, sarebbe un errore l'assunzione o l'idea che un'etica che è basata soltanto ai risultati sulla base dei dati scientifici sarebbe non metafisica. E perché? Perché già il concetto di materia, il concetto della vita, il concetto di un organismo, il concetto di un organismo che ha delle percezioni, che senza il dolore, eccetera, che è molto importante sia nell'embriologia sia nella medicina che tratta diciamo persone che sono quasi già alla fine della sua vita. Nella riflessione bioetica c'è una metafisica implicita, che è la metafisica implicita delle scienze. Ad esempio, forse viene applicato, spesso viene applicato un atomismo, spesso viene applicato anche un concetto materialistico del corpo umano, eccetera, e tutto questo non è per sé male, ma l'errore è che se non ci sia in questo una metafisica. Allora, riassumendo, direi che il progetto di una Weltanschauung neutrale Ethik come un postulato per me fa senso e può essere una contribuzione molto importante all'etica contemporanea, ma molte versioni che vengono discutate sono semplicemente insufficienti, sia la versione che identifica la Weltanschauung neutrale Ethik con una etica non metafisica, sia la versione in quale una etica universalista, una etica accettabile per tutti in nostra società, sia semplicemente il risultato di riferimento alle scienze empiriche. Con questo, anche vedendo il tempo, dovrei concludere e vi ringrazio molto e soprattutto Tamar per questo.